ragazzi, e bentornati a Make Show Show. Siamo tornati con Enotria The Last Song, il Souls-like italiano sviluppato dal team milanese Jamma Games, che ha creato questo mondo luminoso, affascinante, dominato dalle maschere tipiche del teatro, come Pulcinella, Arlecchino. Ci abbiamo già giocato, trovate il primissimo video qua in alto, e abbiamo già approfondito questo gameplay che ci permette di cambiare maschera. C'è una grande possibilità di creare la propria build, è molto interessante, ma soprattutto è il momento di provarlo anche voi, perché trovate il gioco in sconto del 25% su Steam, quindi su PC, fino al 30 ottobre. Se invece giocate su PS5, dal 23 fino al 6 novembre, il gioco è in promo del 30%. Non ci sono più scuse. E dal momento dell'uscita ad oggi ha subito diverse patch che hanno migliorato completamente il gioco. Per esempio, le animazioni nel combat system sono più veloci, è tutto più fluido. Sono stati ritoccati magari quei picchi di difficoltà per alcuni boss, per alcuni nemici. E per i meno esperti di questa tipologia di gioco, hanno introdotto la modalità storia, con un livello di difficoltà minore che vi permette di godervi la storia e il viaggio in questo mondo di Enotria. Andiamoci a fare un tuffo nella cultura italiana, torniamo a giocare ad Enotria The Last Song. Ed eccoci qua ragazzi, pronti a riprendere la nostra avventura. Soleggiata, il clima è perfetto, direi che è il momento di avanzare. Forza, c'è Pulcinella che ci sta aspettando. Il mio nome è Pulcinella e di me il mondo con ardor fa bella. Ma ci sarà tempo più tardi per brindisi e autografi. Il mio vecchio maestro ti attende al castello. Il vecchio maestro Zanni? Presto, corri! Procrastinare è già il mio mestiere e non ho bisogno di apprendisti. No, beh, questa è un po' così. Presto, corri! Procrastinare, ok, io in realtà sono il king del procrastinare. Non ho bisogno di apprendisti. Allora, io districo questo nodo e devo dire, ragazzi, che ho esplorato in vostra assenza non poco di questo luogo, e devo dire che ci sono tantissimi riferimenti, cioè veramente tanto tanto di cui parlare. Vedete il dottor Balanzone, ci sono tanti riferimenti alle maschere, ma in generale alla cultura italiana. È una cosa che mi fa impazzire, ragazzi. Sono veramente super super fomentato, perché è una roba che mi piace. Cioè, è una figura un po' ambigua questo Pulcinella, eh? Io non sono sicurissimo che sia dalla nostra parte. Comunque, io in questo momento sto utilizzando, diciamo, la maschera quella predefinita, ma abbiamo, come sapete, possibilità di cambiare le nostre maschere, quindi la build del nostro personaggio, del nostro senza maschera, colui che può sovvertire questo canovaccio, questa stasi nel mondo di Enotria. Vabbè, cose che abbiamo già scoperto nella prima puntata, io vi invito a riprenderla. Stiamo riprendendo praticamente dallo stesso punto, però ripeto, a me affascina tanto sta roba. Un flusso costante di popolani e attori continuava a riversarsi nella città. Oh, salvo poi andare incontro a una tragica fine tra le fauci del primo attore. Il primo attore è Zanni, giusto? E mi piace anche che c'è il compendio con questa storia che ci viene raccontata e ci viene approfondita. Zanni deve cadere affinché il futuro possa compiersi. Qualunque cosa fosse un tempo, l'Accademia del Teatro, il suo empio involucro non deve perdurare. Eh sì, sembra una maledizione sia caduta in questo mondo e che abbia colpito anche gli attori. Però vabbè, capiamo ragazzi, capiamo, perché stiamo per entrare chiaramente in un teatro. Apro? Apro. Sei giunto per unirti a noi! È grande festa qui! Una maestosa celebrazione, non credi? Maestosa, sì. Ok. Beh, iniziamo alla grande questa puntata. Chi è Domenia? Ho qualcosa incastrato in bocca. Ah, bella questa. È il nostro primo boss con forma non umanoide. Ok, ragazzi, ok. La baldoria deve continuare. Nessuno sono d'accordo. Può intromettersi. Nessuno.
Zanni, buono. Ah, c'ero. Bravo Mike. Però non lo devo pushare troppo, eh. Ah, dai, è arrivato. Sono arrivato pure io, però. Senti, Zanni macchia. Ok, ce l'ho. Tieni, prendete questo. Prendete pure quest'altro. Ho capito. La mia celebrazione. Ma io sto entrando dentro il vino, ragazzi. In vino Veritas. Questa era brutta. Aspetta. Ci sta. No, un po' devo pararla. Invece sì. No, ma come? Ho messo pausa un secondo. Si è ripreso. No. Guarda, io ce la potevo fare, ragazzi. Ce la potevo tranquillamente fare. Mio adorato antipasto. Stai calmo, Zanni. Vabbè, ragazzi, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo in pugno. Se solo ci avessi un po' di resistenza. Pensi, sai che faccio? Io gli tiro pure una frecciata. Ha rosicato. Ok. No, ci sto. Capito che ci sto. Non credo proprio, Zan. No! Perché non l'ho preso? Prendete questa. E Zanni viene punito. E pulito. Ah. Eccolo qua, ragazzi. Il più grande degli attori. Il più grande maestro di questo luogo. Noi siamo stati anche a casa di Zanni. Dove nascondeva un piccolo segreto. Perché tutto tace? Che fine hanno fatto la bolgia e l'allegria? La mia grandiosa festa. Ma non è che fosse così grande. Ho danzato e gioito per tanto. Troppo tempo. Settimane, anni. La mia mente. Non volevo altro che gli amici, i miei figli. Ed eccomi qui, assordato dal silenzio, saziato da un banchetto e pur vuoto. Sento ancora là fuori le ombre nella notte. Trovali, salvali. Attore smascherato. Guardate però che faceva. Adesso abbiamo il ruolo di Zanni. Avanti. Vediamo un po'. Allora, intanto Zanni doveva cadere e va bene. Zanni è caduto. Che triste finale per la sua storia. In costante ricerca di approvazione. Bene, il cammino ora è chiaro. Deve entrare nel teatro collocato sotto la nefasta area di Zanni. Il nostro primo obiettivo sarà Palesia Magna, attraverso i cancelli del campo di girasoli. Ok. Ah, dobbiamo tornare indietro. Eccolo qua, il più grande attore che abbia mai graziato le terre di Enotria. Si fece un nome grazie alle sue mirabolanti interpretazioni, in bilico sul confine tra finzione e realtà. Questa fama lo portò in seguito a fondare la rinomata scuola di teatro nella città di Quinta, il suo amato luogo natale. Ma il suo è un triste destino. Quel desiderio sincero di trasmettere la sua eredità è stato corrotto e si è trasformato in altro. Eh sì, credo, ragazzi, che sia stato maledetto a un certo punto. Insomma, deve essere successo qualcosa. Ok, quindi Zanni, il primo degli attori. È possibile, ragazzi, che Zanni fosse, diciamo, il padre di tutte le altre maschere? Perché è così che lo ha chiamato Pulcinella, no? Quindi capiamo. E in più ci abbiamo adesso anche
la sua maschera e quindi possiamo diventare... Amico mio, uno spettacolo superbo, degno di questo teatro. Sì, che poi vedete ragazzi, più che un teatro sembra una chiesa. Ma forse è voluta come cosa. Eccolo Zanni. Magnifico, davvero magnifico. Ti è piaciuto? Io però non darei per scontato che è stata la parte nostra. Vedete, quello dovrebbe essere... Vedete, queste cose mi inquietano ma mi incuriosiscono allo stesso tempo. L'alabarda teatrale. Non credo che siano granché prepotenti come armi, eh. Forchetta dell'ingordigia. Però una è di Zanni. Una forchetta dal manico lungo che il primo attore usò in un dubbio tentativo di perseverare una certa postura mentre divorava i suoi studenti. Orsù, dimmi, cosa sono diventato? È la dissolutezza che mi ha reso questo orrendo disgraziato? Non lo so. Orsù! Ah, ma c'è proprio un teatro sotto il teatro. Chi sono questi, ragazzi? Devo riconoscere le maschere. Molto brutta, molto brutta. Però erano le maschere... Cioè, non ci capivo niente. Per me Arlecchino era quello tutto... colorato. La scuola di Zanni. Invece no, c'è proprio tutta una storia. Ho detto che più attori poi interpretavano i vari personaggi. Guardate dove cacchio stiamo andando. Questo era ciò che c'era sotto. Ah, io mi butterei pure, però aspetta. Però aspetta. E vedete però, sono cancellato. Quello è Pulcinella, è cancellato. Io credo che tutte queste maschere che poi affronteremo, Balanzone, poi lo stesso Arlecchino, cioè, credo che siano stati tutti allievi di Zanni. Poi non lo so, magari no. Ricordo quando ancora erano le risate a graziare questi luoghi e non il clamore delle lame. Ma perché? Perché? Ahimè, Arlecchino è sempre stato il favorito di Zanni. Oh beh, ride bene chi ride ultimo. Orsù, è tempo di partire. Le assolate coste di Falesia Magna ci attendono. Orsù, è tempo di partire. Ma io mi potrei teletrasportare ora. Magna ci attendono. Le esperienze raccolte dal primo autore, costretto da una maledizione a vivere una festa senza fine. Mi dà più 20 in combattente, però me leva un po', eh. Me leva un bel po'. Orsù, ragazzi, è tempo di cambiare. Eccoci, siamo Zanni. Boom. Ok, vediamo che riusciamo a fare. L'immagine Pulcinella è cancellata. Ci deve stare un motivo per cui tutte queste immagini sono staccate, ripudiate. Qua che c'è? Coltello sacrificale. A Quinta si nasconde Maya, dea della vita e della morte. E quindi... Dannato matto. Ci serve un aiuto, non un nemico. Io posso essere quello che volete, ragazzi miei. Volete che sia un nemico o un aiuto? Sì. I tuoi occhi non ti ingannano. Non vi vedo, ragazzi. Sì. Sì. Finalmente. Ok. Siamo liberi. Oh, vedrai che ne varrà. Davvero. La pena. Medaglione di mecenate. Il matto, vediamo un po'. Un medaglione, un uomo, un dio. Tre segreti in uno. Trovati in una sala del teatro. Torna per tempo per scoprire che forma prenderanno gli spiriti liberati. Sì, le tue orecchie. Ah, questo? Che cazzo? No, sono io, il tuo amuleto. Cazzo. Il tuo aiuto, ti concediamo il nostro. Ok. Qualsiasi lama da affilare. Attrezzatura da rinforzare. Siamo al tuo servizio. È il mecenate e il mercante. Lungi da noi essere impotenti. O innestare idee nella tua legnosa testa. Ma faresti meglio a trovarne altri tre? Preziosi alleati, forse grandiosi. A Quinta si nasconde Maya, dea della vita e della morte. A Falesia dimora Velta, dea della guerra. E nelle profondità di Litunia giace Lito, l'inconoscibile. Cercali tutti e tre e potremo dispiegare tutto.
tutta la forza della nostra fucina. Ok, c'è la storia completa, leggiamola. E finisce così la storia del matto. Ma come? Ma come? Vabbè, ragazzi, credo che sconfiggendo questi nemici che di cui ci hanno fatto menzione, possiamo potenziarci. No, parla, acquista, acquisto, che c'hai? Boccone inzuppato. La pizza di Colombina. Un piatto dalla bontà inconcepibile. Dopo l'utilizzo ripristina interamente la salute, rimuove tutti gli stati di effetto. Quanto costa? Deve essere la pizza più buona dell'universo, cioè. Okay. Guarda questa patetica creatura che si aggira nell'ombra. Da quale anfratto sarà sbucata? Ma parli di te? Mecenate, il ragno dorato, signore dell'avarizia, venduto alla stregua di merce, la sua forma, quella di un medaglione. Un mercante la reliquia scovò, un'anima affine vi trovò. Fin dove occhio e mano potevano arrivare, tutto sapevan vendere e comprare. Così superarono Pantalone al prezzo di una maledizione. Infatti io sapevo che Pantalone era l'uomo il mercante, no? E Medaglione divennero cosa sola, privati del potere e della libertà. Una fine invero pietosa. Questo scarto dovrà guadagnarsi il suo posto. Vedete, ognuno ha una maledizione che gli grava sulla testa. Questi per diventare i migliori, immagino, mercanti possibili, ecco che sono messi contro Pantalone in qualche modo. L'hanno superato, ma poi sono stati maledetti. E beh, figo. Eccolo qua, il campo di girasoli che ci ha colto nella prima puntata. Dobbiamo andare sulla destra, mi pare. Io me lo ricordo così. Bello, bello, ragazzi. Sono veramente posti affascinanti. Devo dire che questo ma sicuramente catturato del gioco. Ah, me li ricordo sti due. Ehi, voi due, non mi sfuggirete. Sono tornato più forte di prima. Ok. Ah, vedete, hanno alzato il muro. Però lì c'era un tizio. E ho messo anche delle abilità diverse. Che miseriaccia. Ok, ci siamo, ragazzi. Sì, possiamo andare avanti. Qua c'è un nemico. Io lo vado ad abbattere. Un taglialegna. Oh, aspetta, aspetta. No, 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 no. Non castare, non castare, non castare. Ah, se beve pure un goccio di vino. Ah, vedilo. E peccate questa, no. E questa a Zanni non riuscivo a farla. Andiamo. Come gli ha levato. Scusate, ragazzi. Voglio essere super swag. Tagliela, no! Era fatto! L'avevo cucinato! Yeah. L'avevo cucinato! Che pizza! L'avevo cucinato, vabbè. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. La mia forchetta. Solo sconfitto questo nemico? Ruolo di taglialegna. Orsù, è tempo di partire. Le assolate coste di Palesia Magna ci attendono. Viaggia. Aspetta, aspetta, Pulcinella. E va bene, viaggio. Vai. Andiamo, Palesia Magna. Ah. 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 E questa, ragazzi, dove siamo finiti? In Sicilia. Sì, vedete? Che ci ricordano un po' la Magna Grecia. Caput Mundi, periferia oltre le mura. Siamo nel Mediterraneo, ragazzi, ci posso stare. Sì, sì, mi ricordano un po' la Grecia. No? Ma non doveva essere solo l'italiano, ragazzi. Ma un po' di storia. Aspetta, aspetta, aspetta. I pescatori, eh? Giusto, giusto, amici miei. Cazzo, quanti so, però. Oh, 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 oh. Calmino, eh. Stiamo calmi. In principio vi erano due divinità gemelle. Velta, che abbiamo sentito, artefice delle terre emerse, e Netuns, creatore dei mari. Ma stiamo attenti che quando metto pausa questi non si fermano, eh.
Pezzo di maschera. Ah, Falesia, sole accecante, acque cristalline. Quale gioia albergava un tempo su queste rive? Non lo so, dimmelo te. Eccoci a Falesia Magna, vediamo un po'. Ecco le coste. Vabbè, me l'hai appena detto. Un tempo destinazione popolare per i viaggiatori in cerca di una via di fuga, e ora uno stato dilaniato dalla guerra, con due fazioni cristallizzate in una lotta eterna. Ah, forse quella del terra e del mare? Solo dei pescatori? Non credo. Proprio. Ma lui com'è disperato? No, no, le chiavi di casa. C'era un custode che mi parlava, ma da dove? Forse da lì. C'è quell'immagine strana. Forse potrebbe essere tipo il dio del mare. Oh, mo sto a inventare, ragazzi. Che bello. Tutto distrutto. Navi che si sono arenate, sconfitte dal mare o dalla guerra. Tanta sto. Oh, 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 oh. Ma come ti permetti? No, stai sgravando. Oh, e quanta vita c'hai? No, io non ci voglio credere. Oh, ragazzi, guardate un po' qua. No, mi voglio riprendere tutto quello che ho farmato fino adesso. Non mi va di lasciarlo lì. Ok, tutto è bene. Ciò che finisce bene. Terra e mare. E che ci abbiamo? Osservando moltitudine di forme di vita che popolavano il regno del fratello, Velta prova invidia. Decise quindi di plasmare una progenie in grado di superarle. Sì. Ah, ecco, guardate. Stiamo scrivendo la storia. Allora io continuo a scendere. No, ma presa al volo, tu sei mio padre, sei. È un grande, sei. Era difficilissimo farlo, ma lui ci è riuscito. Numero uno. Top number one. Ok, ok. Stiamo facendo, ragazzi, un excursus tra i relitti. Chi è? Ah, guarda, guarda, combattono tra loro. Arrivo io a sparecchiare. Posso sa, però vedete, c'è stata una guerra. Che cristina davvero è sta cosa? L'orrore costiero. Cioè, credo che è un orrore questo. Andiamo. Boom! Che cacchio ho fatto? Va bene! Va bene, va bene! Ce l'avevo un canna, ragazzi! Vabbè, quasi, quasi, quasi! Vabbè, diciamo, ragazzi, che a livello dei ferri riesco a dire la mia. Non so quanto levo. Ok. Dovrei migliorare un po' nel... ecco, nel timing di quando mi prendo le cose. Oh, quanto me ne vado! Vediamo. Bam! La musica incalza! No, te l'avevo dato. No! Me l'ha toccata! Come me l'hai toccata? Maledetto capo branco! Raga, stiamo contro Ciccio Gamer 89. Io sto con Ciccio! Ore War, Gran Paguro. Mazza quanta. Pure il ruolo di Gran Paguro, una bestia leggendaria, temuta in lungo e in largo in tutta Falesia. Il suo carapace testimonia gli innumerevoli tentativi falliti di abbatterla, sfoggiati come fossero spoglie di guerra. E invece i ragazzi mo sono sfessati. No, vabbè, dai. Quindi c'ho proprio l'arma del paguro. Vediamo un po', ragazzi. Bella la ghela. Bella, dai, combattiamoci un po'. Più che altro per fare sfoggio swag. Ah. Ah. Del nostro nuovo potere. Il guscio antico pure. Ah, però forse questo è ancora più bello, eh. Il guscio antico è un martello colossale, una robusta arma contundente, costruita usando il guscio di un paguro. Cazzo è? Oh, 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 ma che caspiterina è? Ah, quello.
aspettate, ragazzi. Vedete, ragazzi, questi sono diversi. Porco giubba, aspetta, forse bisogna andare a fuori. Quello il cannoniere là. Oh, bomber. Ah, ragazzi, noi abbiamo quindi combattuto fino adesso, diciamo, una fazione. E poi c'è sta l'altra. Siamo andati più forte, molto più forte. Però vedete il paguro come mi aumenta la vita. Guarda quanta salute c'ho in più. Ahimè, un altro compito ci attende. Sul nostro cap. Spaventa il tuo obiettivo, animo mite e remissivo. Se l'eroe vuoto vuoi scovare, la sfavillante torre dovrai cercare. Ho capito, spaventa. Spaventa il tuo obiettivo. Spaventa, allora, ragazzi, è quello dell'impero. Oh, oh, finalmente! Il difensore dell'ultima breccia. Ah, dovrebbe subirla questa, se solo prendessi. Andiamo. Beve a voglia. Vabbè. Ah, potevo farcela. Guarda quanto gli scende la vita col malanno. Madonna, ragazzi. Malanno best EU. È normale, non gli levo un cavolo. No. Porca miseria. No. Ok. Lo voglio farto bene. Ok. Voglio farlo. No, così. Chi era il difensore della breccia? Era Possa la Capra. Quindi Cristiano Ronaldo. Donarmi fermezza. Il leone temprare la mia volontà. E il serpente rinsanare la mia presa. Eccomi dunque con mia moglie che mi chiama al telefono. Sentiamo. Forse adesso sono pronto. Cosa? Il piantone di spavento. Ah, questo però è malanno. Brutto maledetto manicoldo. Vabbè, però io, ragazzi, so cosa devo fare per colpirlo. Quindi, insomma, non è che mi spaventa più di tanto, eh. Prendete questo come l'altro. Sta qui a difendere il territorio. Sei il HE di spaventa, eh? Non mi fai paura. Magari sarebbe il caso di riprendersi un po' di energia, ragazzi. Un po' di resistenza. Piantone. Davvero? Ma lei mi spaventa. Fatto male? Il piantone di Sol Meridio. Vabbè, ci ha dato il ruolo, però chi era il piantone di Sol Meridio? È il gran maestro dell'ordine di Sol Meridio che preside all'ingresso della città, obbligato dal suo onore ad annientare i falesiani e costretto dal canovaccio a uccidere senza sosta. E fammi entrare. Solo, ragazzi, e questa è solo una barriera, noi dobbiamo arrivare lì. Lì c'è il Capitan Spaventa, lo faremo in un'altra puntata. Lasciate tanti mi piace. A me il gioco piace un sacco, vi ricordo che è in sconto il 25% su Steam e del 30% su PlayStation 5, quindi è arrivato il momento di prenderlo. Fatemi sapere che ne pensate. Un saluto a tutti, a me Shosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!